Amici del Vaso di Pandora, benvenuti alla nostra puntata del venerdì. Prima di presentare i miei illustri ospiti, due notizie della giornata. Regno Unito, licenziato in tronco dopo meno di 6 settimane di lavoro, il ministro delle finanze Kwasi Kwarteng. Anche il neo premier Liz Truss sembra avere i giorni contati. Magari dopo ne parleremo anche, perché in Inghilterra stanno avvenendo delle cose molto molto interessanti dal punto di vista finanziario, prima di tutto. È stato eletto ieri Ignazio La Russa, presidente del Senato, Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia, che nel suo discorso fa professione di fede atlantista. Oggi è stato eletto presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana. Al quale comunque mancano 15 voti del centrodestra. Ha dichiarato la necessità, il bisogno di rispettare gli impegni presi con il PNRR e ha dichiarato che l'Italia non deve omologarsi. Presento i miei ospiti, benvenuto all'analista geopolitico ed economico Andrea Muratore. Grazie Carlo, grazie al pubblico del Vaso di Pandora. E benvenuto. Venerdì è la giornata più il vaso di Pandora, o con la sua rubrica Tra politica e verità o con le interviste. Davide Rossi, ciao Davide. Ciao, ciao a tutti. Allora, io direi che però iniziamo con veramente la notizia del giorno, qui è una notizia epocale, qui c'è un universo dietro a quello che è avvenuto l'altro ieri durante l'audizione del Parlamento europeo, alla quale avrebbe dovuto tra l'altro riferire l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, la sua sostituta Janine Small, che è presidente dei mercati internazionali dell'azienda, ha riferito che il cosiddetto vaccino non è stato testato nella sua capacità di bloccare il contagio. E qui dovrebbe teoricamente innescarsi una reazione a catena. Vedo che i media mainstream hanno parlato anche meno del minimo sindacale su una questione così fondamentale. A te un commento, Davide, premettendo, cari amici ascoltatori, che la settimana prossima ci sarà una puntata di Fabio Sarzi Amadè con la sua rubrica Gocce d'Europa, che segue, come sapete, da mesi con particolari approfondimenti la vicenda. Quindi rimanderemo a lui, ma dobbiamo parlarne comunque oggi. A te la parola, Davide. Ma i media mainstream non hanno proprio speso un rigo, perlomeno ieri ho verificato, oggi non so, ma non credo che più di un rigo abbiano scritto, di fronte a una notizia che invece è veramente rilevante, perché di fatto una cosa che empiricamente avevamo constatato tutti quanti, e cioè che questo farmaco, cosiddetto vaccino, che a questo punto possiamo dire anche ufficialmente che non è un vaccino, appunto è un farmaco. La rappresentante della Pfizer ha dichiarato su domanda di un deputato liberale olandese al Parlamento europeo che appunto non hanno avuto di fatto il tempo per testare il fatto che questo farmaco prevenisse o meno il contagio. La signora si è lasciata andare anche a una risatina isterica e dice dovevamo rispettare i tempi della scienza, che è un controsenso, in realtà la scienza i tempi della scienza dovrebbero prevedere appunto la sperimentazione, la verifica, una serie di cose, e quindi ha detto una sciocchezza, ma ne abbiamo sentite tante in questi ultimi anni, questa è una delle tante. La cosa rilevante è appunto che è venuto meno, certificato dall'azienda produttrice, il presupposto che gi ha giustificato tutta la legislazione emergenziale, in particolare quella legata al Green Pass. Ci ricordiamo ben chiara la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Draghi, il quale aveva parola sua, quindi a questo punto ciascuno di noi potrà valutare quanto vale la parola del Presidente del Consiglio, dichiarato che il Green Pass dava la garanzia, testuali parole, di trovarsi fra persone non contagiose. Quindi noi sappiamo già che si trattava di una grossa balla. Ma ieri lo ha certificato anche la Pfizer. Quindi, avere privato del lavoro, avere privato della fonte di sostentamento delle famiglie, perché qualcuno giustamente, legittimamente, stralegittimamente non voleva iniettarsi un siero sperimentale, sono stati indicati, siamo stati indicati come untori, come persone che non si preoccupavano di evitare il propagarsi del contagio. Alcuni di noi sono stati ridotti alla fame, siamo stati discriminati,
ci è stato impedito di entrare sui tram, anche ai ragazzini è stato impedito di fare sport, da questi che io mi sento di definire dei criminali politici, sulla base di niente, sulla base di un dato che nei documenti di Pfizer, hanno ragione quelli che dicono da questo punto di vista che è una non notizia, perché nella documentazione Pfizer, quindi depositata sia all'EMA che all'AIFA, non solo dichiarava che questi farmaci, non è stata testata di questi farmaci la potenzialità cancerogena, non solo non è stata testata la potenziale genotossicità di questi farmaci, cioè la capacità di danneggiare il nostro DNA, ma non è stata neppure testata la capacità di prevenire il contagio. Quindi tutta la discriminazione subita, tutti i danni subiti dalle persone, dai sanitari che tuttora, ricordiamolo, i sanitari tuttora sono sospesi dallo stipendio e dalle loro funzioni perché non si sono fatti iniettare il siero, alcuni sono stati radiati. Ecco, allora, sulla base di quello che è stato detto dalla signora Small ieri, l'altro giorno, anzi al Parlamento europeo, se fossimo in un paese normale si dovrebbe dimettere. Andandosi anche a nascondere, non solo dimettersi il presidente Draghi, e dovrebbe essere aperta un'inchiesta della magistratura sui vertici dell'AIFA, del Ministero della Salute, e dovrebbero essere risarcite le persone che hanno subito danni da questa vicenda, nel senso che sono state sospese dalla funzione dello stipendio, dovrebbero essere immediatamente reintegrati tutti quei sanitari che a tutt'oggi subiscono questa discriminazione e la privazione dello stipendio. Quindi, giustamente, Fabio Sarzi Amadè approfondirà da par suo la questione nei prossimi giorni, però non si poteva oggi non stigmatizzare quello che è avvenuto e il fatto che è sconcertante come nel paese sembri non esserci una reazione a una notizia di questa enormità. Anche le forze, chi ha la responsabilità delle forze politiche, anche delle forze politiche nuove, dovrebbe organizzare un'iniziativa politica forte a fronte di quello che è successo. Anche perché, fra l'altro, anche per chi come me è scettico nei confronti dell'efficacia dei parlamenti sui processi di cambiamento a cui stiamo assistendo, bisogna riconoscere che grazie a questo parlamentare europeo, olandese, liberale Rob Ross, è emersa questa cosa. Quindi vuol dire che la politica, tutto sommato, quando vuole, può ancora avere una sua utilità quando delle persone serie e coraggiose sono inserite nei centri decisionali. Piacerebbe che anche in Italia avvenissero queste cose. Certo, questa è sicuramente la notizia di questi giorni. Un breve commento da Andrea Muratore, anche se, come ho detto in premessa, lui è un analista geopolitico ed economico, ma probabilmente un piccolo commento lo vuoi fare anche tu, Andrea. Allora, buongiorno a tutti. Premettendo tutto il discorso sulla criticità su cui sarebbe giusto discutere a mente fredda, assolutamente, premettendo che la mia posizione in materia è molto, molto, come si dice, cauta, io sono sempre stato dell'idea che non bisogna mai, a mio avviso, come parafrasando Napoleone, immaginare grandi progetti dove ci può essere semplicemente l'idea del limite della stupidità umana, diciamo questo. Io, da persona che ha ricevuto, ha fatto le 3 dosi di vaccino, peraltro col vaccino Pfizer, ho avuto tutte le mie criticità anche sul meccanismo pedagogico utilizzato del Green Pass. Alcuni presupposti, come diceva Davide Rossi, si sono rivelati comunque indubbiamente problematici, col senno di poi, forse a mio avviso c'è stato un grave problema nel prorogare eccessivamente un clima mediatico e politico che cercava di escludere più quello che ha ritenuto il problema di turno che risolvere il vero rischio che si è creato con questa pandemia, che è un forte, forte scollamento sociale. E soprattutto c'è un tema fondamentale, che è il tema su cui dovremmo riflettere tutti, sul tema del primato pubblico della salute. Io ho scritto anche in tempi non sospetti, lo ribadisco da persona che ha fatto 3 vaccini
ditte come Pfizer dovessero essere al di sopra di ogni sospetto, che quando Pfizer pubblicava i conti economici parlando di elevati profitti si creava, dalla vendita dei vaccini, si creava un problema di credibilità e di fattibilità. Si creava un problema nel rapporto tra popoli e, diciamo, anche classi dirigenti. Il fatto stesso che Pfizer sia stata chiamata in audizione come un qualsiasi capo di Stato di governo di un paese europeo è problematico. Il fatto che Zuckerberg, faccio un altro esempio, vada in audizione al congresso USA come se fosse esponente di un braccio dello Stato è problematico. Persone come Shoshana Zuboff nel capitalismo della sorveglianza, ma già Luciano Gallino in finanza capitalismo, mostravano qual era il vero problema di fondo strutturale di questa società. L'impastamento tra monopolio privato e potere pubblico, con il crollo di ogni meccanismo di check and balance. Sono andato a sentire qualche giorno fa a Milano la presentazione dell'ultimo libro di Marcello Foa, peraltro consigliatissimo, Il sistema invisibile. Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano online, ha parlato, si può ritrovare online la conferenza, di questo tema qui, del rischio di perdita di effettività delle nostre democrazie in questo contesto. Quello che ha fatto Ross, l'europarlamentare olandese, chiedendo conto del suo comportamento a un'azienda privata che testimonia davanti all'Europarlamento, è quello che a mio avviso dovrebbe fare nella facoltà con cui si può essere chiamati a esercitare un ruolo pubblico qualsiasi parlamentare nel pieno esercizio della sua libera coscienza. C'è stato anche l'intervento in un'era parlamentare della sinistra europea sulla guerra in Ucraina, ad esempio, di recente, che merita di essere ascoltato. Il problema di fondo è l'effettività della democrazia, perché poi potremmo tornare anche a dividerci su tutti i temi, dal vaccino alla guerra in Ucraina, alla crisi economica, alla risposta, ma l'importante è, se non abbiamo uno spazio in cui l'effettività della democrazia è garantito, e soprattutto dei poteri e contropoteri, non si andrà da nessuna parte. Perfetto. Davide, hai un commento da fare prima di passare al resto? Io su questa vicenda faccio fatica a fare filosofia, perché conosco troppe persone, direttamente, della mia cerchia, alcuni anche parenti, che sono privati dello stipendio da un anno, no? E stigmatizzati. Quindi qui c'è proprio un problema di decenza, ancora prima che di democrazia. E nel momento in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, che si presume abbia letto la documentazione depositata all'AIFA o che qualcuno gliela abbia spiegata, introduce un elemento discriminatorio pesantissimo, come il lascia passare verde, sul presupposto che esistano dei farmaci che sono stati testati come efficaci nel prevenire la trasmissibilità del virus, dopodiché la rappresentante dell'azienda dice che questo test non è stato fatto, io ritengo che lì ci sia poco da discutere. Quindi o il Presidente del Consiglio è suonato, è un imbecille che non sa quello che dice, oppure ha mentito. Non c'è una terza strada in questa situazione. Quindi qui siamo ben oltre un problema di, come posso dire, valutazione di pesi e contrappesi e di poteri dello Stato che dovrebbero controllarsi a vicenda. Qui abbiamo un Presidente del Consiglio che ha mentito. Questa menzogna ha provocato danni molto importanti nella vita delle famiglie italiane. Questo è un dato di fatto. Chiara, la tua analisi, se hai, Andrea, una chiosa proprio giusto per chiudere il cerchio e poi passare agli altri argomenti. No, passerei ai temi, anche perché ovviamente sono temi su cui si rischierebbe se no di andare a discutere all'infinito. Certo, chiarissimo, sicuramente. Davide, volevo sentire quali sono le premesse di questo governo. Allora, sono stati nominati il Presidente della Camera e del Senato, però le cariche, quelle fondamentali, quelle che danno l'impronta al governo, ancora non si sa niente. No, abbiamo visto che Fabio Panetta, già direttore generale di Banca Italia, attualmente membro del comitato esecutivo della BCE, ha rifiutato la proposta.
Idem per Dario Scannapieco, che è direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti. Si era parlato di Domenico Siniscalco, mentre sembra un papabile al Ministero dell'Economia Giancarlo Giorgetti della Lega. Giorgetti mi pare, nelle logiche della politica italiana attuale, la quadratura del cerchio, no? Perché consente di dire che dopo diversi anni va all'economia non un tecnico ma un politico. Quindi in qualche modo verrebbe almeno formalmente rispettata la logica che vedrebbe bene, diciamo, gestire le politiche economiche del paese. Da parte di una persona eletta, di una persona che rappresenti la parte politica che ha prevalso nella competizione elettorale, diciamo dal punto di vista formale. E dal punto di vista sostanziale, Giorgetti è la quadratura del cerchio perché in realtà poi lui, più che rispondere alla parte politica a cui appartiene, risponde a determinati centri di interesse. Che sono quegli stessi a cui avrebbe risposto Panetta o Scannapieco o Siniscalco o lo stesso Draghi. Quindi, da questo punto di vista, la nomina di Giorgetti, che difatti non viene dal suo partito, no? L'indicazione di Giorgetti all'economia non viene dalla segreteria della Lega, che anzi, in un primo momento, non ha per nulla reagito bene a questa ipotesi. Inizialmente sono trapelate le notizie che lo stesso Salvini dice: beh, Giorgetti allora non è in quota Lega, però lo considerate tecnico, lo prendete in quota voi. Poi dopo chiaramente si è aggiustato il tiro e si è rivendicata anzi come un successo, successo per la Lega, la possibile nomina di Giorgetti all'economia. Però chi conosce la storia di Giorgetti, qualche volta qui ne abbiamo parlato. Carlo sa diciamo, di quali centri lui di influenza è referente, sa bene che lui non è un uomo che risponde più di tanto alla Lega o al centrodestra, è una figura di garanzia per l'Unione Europea, per alcuni centri importanti statunitensi, e però consente di dire questa volta, a differenza delle altre volte, abbiamo messo un politico, non un tecnico, non un banchiere all'economia. Sì, una valutazione, Andrea Muratore. Allora, a mio avviso, sì, va detto una cosa che riguarda la particolarità del MEF. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è un unicum a livello europeo che non è un ministero, sono almeno tre in uno, perché hai dentro il bilancio, la programmazione, il tesoro, hai il Ministero di Cassa e quello di Spesa, hai il Ministero che controlla le partecipate, CDP. L'Istat, l'Ips, è uno Stato nello Stato che per sua natura fisiologicamente è, anche senza, come torniamo all'idea del peso e del contrappeso, chiamato a un'indole tecnocratica, anche e soprattutto per i condizionamenti stati introdotti anche a livello costituzionale. Io vado un po' controcorrente, vi sottolineo che a mio avviso questi ministeri andrebbero perlomeno divisi, si potrebbe dare un potere di spesa maggiore al Ministero dello Sviluppo Economico, che ha anche i poteri e le prospettive, e soprattutto depotenziare questa maxi struttura che poi legittimamente, anche perché un ministro non può oggettivamente avere il tempo anche solo per curarsi bene di tutti i dossier, invita a una delega sempre profonda alle strutture sotterranee. Infatti la figura chiave al Ministero del Tesoro non è il ministro stesso. È il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, ad esempio, tuttora negli uomini più potenti perché c'è una continuità di potere che va anche e soprattutto a discapito anche dei cicli politici e che risponde anche a poteri più alti, penso solo al Quirinale. C'è la Ragioneria Generale dello Stato, tutti enti che fanno riferimento al MEF Biagio Mazzotta, quando mai sentiamo parlare di Biagio Mazzotta, che è il ragioniere generale dello Stato, eppure deve bollinare ogni politica economica fatta da qualsiasi governo. Con quest'ottica qui, la complessità che si crea è quella di una difficoltà nella guida politica. E infatti può essere un Giorgetti, può essere un Gualtieri, pensiamo, con l'imprinting, ecco, del tecnico politico, ma il problema di fondo del MEF è questo. Cioè, in quest'ottica qua, molto meglio che Panetta e Scannapieco stiano a fare quello che stanno facendo, devo dire Panetta bene, Scannapieco
scandapieco con alti e bassi in GDP, piuttosto che entrare in un campo politico dove comunque il loro potere di decisione sarebbe ridotto, e soprattutto in cui spesso il sentiero di ogni manovra è stretta. Cioè, Davide? Sì, questo che dice Andrea è vero, vale per ogni ministero. Fondamentalmente è la burocrazia, l'alta burocrazia che ha la continuità nella gestione del dicastero, che spesso in realtà prende le decisioni, indirizza perlomeno le decisioni del ministro in questione. E quindi il centrodestra, da questo punto di vista, rispetto al PD, sconta un deficit, perché non ha in questi anni formato più di tanto alte burocrazie legate a sé. Diciamo, gli uomini forti dei ministeri molto spesso sono più, se questo oggi ha ancora un senso dirlo, legato più, se vogliamo dargli una collocazione politica, all'ambiente, all'area del centro-sinistra, sebbene probabilmente poi i centri di influenza sui ministeri siano molteplici e spesso siano collocati all'estero, neanche in Italia. Quindi sì, è verissimo, questo vale per il Ministero dell'Economia e vale anche per gli altri ministeri, anche gli esteri, per esempio. Sì, diciamo che il MEF è un caso particolare per la sua enormità, ecco. Non so se avete mai visto dentro il palazzo di Via 20 Settembre, è Sì. 3-4 volte Palazzo Chigi come dimensione. Chiaro, quindi è una realtà estremamente complessa. Lancio un paio di suggestioni. Antonio Socci sul governo. Antonio Socci su Libero i giorni scorsi scriveva che il governo Meloni dovrebbe lavorare per la pace, mentre Francesco Borgonovo della Verità auspica via subito l'obbligo di vaccinarsi e commissione d'inchiesta sul Covid. Farà queste cose? Il governo si domanda. Si domanda in questo caso Borgonovo. Quindi, commissione d'inchiesta, dice proprio secco, commissione d'inchiesta, via l'obbligo di vaccinarsi, la commissione d'inchiesta e Socci, governo Meloni, lavorare per la pace. Andrea Muratore. Allora, su Socci devo dire che fa una lettura lucida, assieme all'intervista di Conte ad Avvenire di qualche giorno fa, credo una di due poche occasioni in cui nella politica e nei media italiani si immagina un ruolo per l'Italia in campo europeo per la pace e soprattutto per la promozione di un equilibrio popolare, ecco, collettivo in Europa, assieme anche alla lettera degli ambasciatori firmata dall'ambasciatore di peso come Carlo Marsili, che perorano l'idea di un nuovo spirito di Helsinki. A mio avviso sì, è fondamentale che si creino i presupposti per una pace in cui l'Italia risponde con le maggiori potenze europee e col Vaticano, ma perché no, anche con la Turchia, pensiamo, può promuovere una conferenza di pace per i suoi interessi, per le sue prospettive, per le sue dinamiche. E in quest'ottica qui bisogna anche sottolineare il fatto che Socci parla da una posizione, a suo modo diciamo, ecumenica della destra, quindi una posizione di destra sociale, non liberista, sicuramente critica degli Stati Uniti e cattolica. In quest'ottica qua va capito quanto l'avvicinamento del governo di centrodestra al campo atlantico sarà, diciamo, funzionale a legittimarsi sul piano politico in campo internazionale o si protrarrà anche nel campo delle decisioni concrete. In quest'ottica qua credo vada valutata bene anche l'equilibrio tra il sostegno, penso all'Ucraina, e l'impegno politico a garantire tale sostegno solo nell'ottica di una prospettiva di pace. Andrà capito soprattutto a livello di nomine, intelligence, Leonardo, in certi apparati strategici, quanto i riferimenti saranno italiani e quanti nazionali. Sarà importante capire il nome del ministro della difesa e quello degli esteri. La suggestione di Socci è davvero importante e a mio avviso è l'unica via credibile da seguire in forma ottimale. Sulla commissione d'inchiesta Covid non la ritengo auspicabile oggettivamente io per la lunga serie di misure, tra le altre cose il fatto che questo paese ha bisogno di pace sociale. Ricordo i tempi vivendo in una terra tra le prime travolte dalla pandemia, quanto mi risultasse difficile dare la colpa al presidente di regione di centrodestra piuttosto che al governo di centrosinistra di fronte a un caos ignoto e a uno tsunami. Ci sono stati problemi e criticità, ma in quest'ottica qui un potere che deve gestire una crisi qui senza precedenti
ha sicuramente, a mio avviso, il diritto anche di sbagliare. Ci sono stati degli errori molto gravi, a mio avviso, molto gravi. L'idea di non aver promosso fin dall'inizio, già da prima della pandemia, un piano anche di produzione nazionale di asset sanitari e biomedicali. C'è stato sicuramente il problema che in certi punti il lockdown è diventato più una filosofia che una vera e propria strategia. C'è stata una totale mancanza di capacità di programmazione della strategica della sanità per la seconda ondata. Ma mi viene difficile pensare come la commissione di Borgonovo possa funzionare quando tu hai 15 regioni su 20 con una sanità regionalizzata governata dalla coalizione oggi al governo, due partiti su tre dei quali, più i centristi, sono stati fino all'ultimo convinti sostenitori della linea Draghi. Vorrebbe dire in un certo senso processare se stessi, ecco, quindi mi sembra strano che politicamente questa cosa venga fatta. Certo, beh, l'Italia ci ha abituato a tutto, vedi i giorni scorsi le proteste del PD le sanzioni, voglio dire, sulle conseguenze economiche delle sanzioni che hanno approvato, quindi bisogna abituarsi, siamo abituati un po' a tutto. Davide, a te la parola. Su cosa? Sulla commissione? Ma sì, allora il governo Meloni, la suggestione di soci, il governo Meloni dovrebbe lavorare la pace sulle commissioni, ecco, sulle commissioni d'inchiesta sull'obbligo di vaccinarsi e sul Covid, auspicata da Borgonovo. Soci, da quel che mi risulta, purtroppo non è uno degli intellettuali più ascoltati. Dal centro-destra, sebbene sia in qualche modo riconducibile a quell'area, però non mi risulta che abbia influenza, anzi, è stato marginalizzato abbondantemente. È certo che quella dovrebbe essere la strada. Adesso il fatto che ci sia un governo nuovo, può consentire una svolta, se lo si vuole, da questo punto di vista. È chiaro che l'Italia ha bruciato molto della sua credibilità. Una eventuale iniziativa di pace con l'atteggiamento stupidamente aggressivo, bellicista che ha tenuto finora il governo Draghi nella vicenda del conflitto russo-ucraino. Noi saremmo stati un candidato ideale per i rapporti economici, culturali, spirituali anche, potremmo dire che il nostro paese ha storicamente con la Federazione Russa e anche per la posizione geografica che ha. Per svolgere un ruolo, se non di mediazione in una prima fase, quantomeno di moderazione degli atteggiamenti che nel campo occidentale si tenevano nei confronti di questa vicenda. E invece ci siamo distinti per un atteggiamento, ripeto, stupidamente bellicoso e anche piuttosto ridicolo da parte del ministro degli esteri e anche del presidente del Consiglio nei confronti della Federazione Russa. Quindi è chiaro che questo ha parzialmente compromesso la nostra credibilità come possibili fautori di un'iniziativa mediatoria. Però il fatto che c'è un governo nuovo può consentire in qualche modo di rifarsi una verginità. Le dichiarazioni della Meloni sulla vicenda russo-ucraina in campagna elettorale non fanno ben sperare in una svolta da questo punto di vista, però facciamo pure un'apertura di credito e auguriamoci che da questo punto di vista ci possa essere una svolta. Quanto E anche se convinta è la tua apertura di credito? guarda, lo dico proprio Eh? lo dico perché così ho reminiscenze di studi. Dei miei studi giuridici ormai antichi, purtroppo, che mi insegnano che la buona fede è sempre presunta, no? Fino a prova contraria. Allora, Sì. mi è venuto per questo retaggio, ma non per Ah, altro. ok. Per quello che Chiarissimo. riguarda la commissione, no, anche perché non c'è un'autonomia politica, cioè, parliamoci chiaro, adesso usciamo dal politicamente corretto, da quello che è paludato dire. Non è che l'Italia può prendere autonomamente un'iniziativa politica che magari sia in contrasto con la volontà statunitense di far proseguire il conflitto, questo è evidente. Quindi vedremo comunque. Per ciò che riguarda la commissione d'inchiesta, beh, qui in Italia no, sono state fatte praticamente tante commissioni d'inchiesta,
buona parte delle quali sono risultate un buco nell'acqua, non tutte, perché ricordo ad esempio la commissione d'inchiesta sulle stragi presieduta dall'allora senatore Pellegrino, che ha svolto un lavoro egregio dal punto di vista della ricostruzione storica di quello che era avvenuto in Italia in quegli anni, e la stessa commissione d'inchiesta sul caso Moro, anche se in maniera molto lenta, ha prodotto dei risultati interessanti, ha aperto dei riflettori su aspetti di quella vicenda che erano rimasti oscuri. E sul Covid servirebbe come il pane una commissione d'inchiesta, perché la pace sociale cui avrebbe bisogno il paese, che evocava Andrea Muratore poco fa, questa è una pace sociale che può arrivare solo dopo aver ristabilito la verità su quello che è successo, avere attribuito con chiarezza le responsabilità e i torti, che non stanno tutti da una parte, per carità, però non c'è cioè la posta in gioco di questa vicenda è stata talmente alta, ed è talmente alta, ha avuto un impatto talmente forte nelle vite delle persone e nell'economia anche del paese, perché le disgrazie che stiamo vivendo dal punto di vista economico-finanziario diciamo, sono state amplificate lì, con i lockdown. E, ecco, tutto questo non è che possiamo dire, vabbè, c'era un po' di improvvisazione. No, non è un po' di improvvisazione. Intanto questa improvvisazione, se è tale, è costata vite umane, è costata sacrifici lavorativi ed è costata avere spaccato il paese, cioè il clima di odio è stato prodotto da una certa parte. Quindi, se vogliamo ristabilire una pace sociale di cui il paese avrebbe sicuramente bisogno, questa non può che passare attraverso il tentativo di stabilire alcune verità, magari parziali, ma alcune verità vanno ristabilite, perché altrimenti diciamo, avvaliamo il principio purtroppo troppo diffuso in questo paese della irresponsabilità della politica, che da un lato ha poteri enormi sulle nostre vite, ha poteri coercitivi sulle vite di ciascuno di noi e sulle nostre attività di impresa enormi, e poi dopo però noi diciamo, vabbè, però che facciamo? Adesso processiamo tutti, ci passiamo sopra un bel colpo di spugna, e quindi attribuiamo alla classe politica una irresponsabilità che non è accettabile, perché qui non stiamo parlando di un provvedimento che sia fatto qualche danno, ma che tutto sommato non ha stravolto la vita del paese. Qui stiamo parlando di una vicenda che ha completamente stravolto la vita di questa nazione e che ha cambiato alcuni rapporti familiari, addirittura alcuni rapporti amicali, ha ridotto in povertà delle persone. È chiaro che su questa vicenda chiarezza va fatta, tanto più che nel mentre si commettevano i cosiddetti, chiamiamoli, errori, c'erano degli scienziati, alcuni pochissimi politici, giuristi, che dicevano, nel mentre che venivano commessi, che si trattava di errori, che si trattava di atti non fondati né sulla scienza né sul diritto. Quindi non è che eravamo tutti inconsapevoli, eravamo tutti sulla stessa barca e non c'era nessuno che avvisava che la rotta era quella sbagliata. Quando qualcuno provava ad avvisare, veniva silenziato e qualche volta addirittura perseguitato. Quindi questo fatto non può rimanere senza responsabilità. Io non voglio dire, come qualcuno sostiene, che alcuni personaggi dovrebbero essere processati. Quello lo vedremo, lo deciderà la magistratura. Che però sul piano politico alcuni punti fermi, come quelli che sono emersi nel Parlamento europeo i giorni scorsi, debbano essere ristabiliti, questo sì, anche per evitare che cose di questo genere si ripetano. D'accordo, perfetto. Avevi evocato anche poco fa la situazione economica, questa è legata ovviamente in maniera sicuramente forte alla vicenda del conflitto russo-ucraino, la questione energetica. Volevo sentire Andrea Muratore, nel vertice di Astana in Kazakistan in questi giorni è nato, possiamo dire che è nato l'asse Putin-Erdogan sul gas, verrà creato un hub in Turchia per servire l'Europa. Questo potrebbe essere un punto di svolta. La Turchia fa parte dell'Unione Europea. Allora, è un tema fondamentale di sicuro perché
fare un hub non più tra due paesi come tra Russia e Germania, ma fare di un paese per di più il membro più controverso, ecco, il secondo esercito della NATO, pivot per il gas russo verso l'Europa, può voler dire molto, anche se dobbiamo avere un distinguo, ovvero il progetto dell'hub turco non è nuovo, perché già a tempo era il 2019 che si parlava di TurkStream, inaugurato per far passare il gas russo nella sponda sud, dopo che era stato annullato dal governo Renzi il progetto South Stream, che era stato avviato dal governo Berlusconi con la Russia. L'accelerazione in questo caso è più legata alla trasformazione della Turchia in hub economico-finanziario prima ancora che fisico, perché TurkStream esiste e trasmette, e questo può far pensare a una volontà russa di sostanzialmente dire addio velatamente alle prospettive di rimettere in piedi o il commercio via Nord Stream e di cercare altre rotte. Questo è sicuramente un gioco abile da parte di Erdogan, che con una mano bacchetta la Russia sui referendum e sulle annessioni, e con l'altro invece ci fa affari comodamente. Erdogan potrà piacere o non piacere, è sicuramente uno stratega capace sempre di giocare su più tavoli e soprattutto difficile da mettere all'angolo. In questo caso la mossa, anche se solo retorica, sicuramente aiuta Erdogan a mettere pressione sull'Unione Europea e anche e soprattutto a ottenere centralità, una cosa che l'Unione Europea non ha mai saputo fare. Poteva farlo la Germania, ma è stata vittima di questi sospetti attacchi a Nord Stream, che al di là dell'accertare la provenienza sappiamo contro chi sono rivolti contro Berlino, e questo la Russia l'ha capito e ha cercato subito la sponda con Erdogan. È un tema fondamentale, specie in tempi di crisi energetica. Si è messo in fila con le parole di Putin di qualche giorno fa, che si è detto pronto a inondare di gas l'Europa. Faremo noi il price cap inondandovi di gas, a patto che sbloccate l'ultimo tubo rimasto di Nord Stream, che per sfortuna dell'Europa non è di Nord Stream 1, ma di Nord Stream 2, che rimane formalmente sotto sanzioni. Quindi capiamo anche che la mossa turca è una logica conseguenza che avrà sicuramente delle conseguenze politiche che dobbiamo valutare. Davide, a te la parola. Condivido la disamina di Andrea, aggiungo che questa vicenda del potenziale hub energetico in Turchia proposta da Putin ci parla del fatto che la Russia è tutt'altro che isolata, la Russia fa politica, la Russia ha una strategia che non finisce nel Donbass e che sta creando non poche difficoltà alle controparti o quelle che dovrebbero essere le controparti. Considerate che la risoluzione di condanna dell'ONU sull'annessione dei territori russofoni del Donbass ha visto la astensione di Cina e India. E consideriamo che i paesi produttori di petrolio dell'OPEC hanno tagliato la produzione facendo un grosso dispetto agli Stati Uniti, e lo ha fatto, è stato possibile farlo grazie all'azione dell'Arabia Saudita, che storicamente era un alleato degli Stati Uniti. Questo ci dice di un quadro geopolitico in grande movimento, di una federazione russa che si muove in maniera lucida nello scacchiere geopolitico, e che la partita è molto aperta, sia dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico, sia dei possibili sviluppi, e speriamo di no, allargamenti del conflitto russo-ucraino. Sì, cosa ne pensi, Andrea Muratore, del taglio di produzione del petrolio dell'OPEC Plus? Potrebbe ritorcersi contro gli Stati Uniti anche, tra l'altro. Assolutamente sì, se guardiamo poi che Putin ha ricevuto, dopo aver parlato attivamente con l'Arabia Saudita, quindi con Mohammed bin Salman, ha ricevuto Mohammed al-Zayed, bin Zayed degli Emirati Arabi e l'emiro Al-Thani del Qatar, mostriamo un protagonismo russo nel Golfo che non ha precedenti negli ultimi anni. E sì, sicuramente è una mossa che mette all'angolo la strategia
degli Stati Uniti di tagliare le fonti al petrolio russo, al bilancio russo tramite petrolio e anche il gas. Non dimentichiamo che noi si parla molto del gas, ma è il petrolio la prima fonte di introiti energetici russi, anche dall'Unione Europea, anche se sotto sotto gli Stati Uniti, senza dirlo esplicitamente, però guardano anche al fatto che l'aumento dei prezzi evita la bancarotta delle loro compagnie del fracking, del gas, del petrolio di scisto e quelle che contribuiscono a produrre anche lo shale oil, lo shale gas. Quindi diciamo, ecco, chi ci perde tanto in questo caso è sempre comunque l'Europa. Gli Stati Uniti hanno un danno politico, indubbiamente, ma economicamente ci sarà più di una persona, più di un grande imprenditore che l'Atlantico festeggerà. Sì, a proposito che ne paga le conseguenze l'Europa, in Francia la notizia è che ci sono 2.500 pompe di benzina senza carburante e 2.000 hanno capacità di rifornimento dimezzate. Ecco, questo è anche un dato molto interessante, volevo trattare questo in ultima parte della nostra intervista. Davide, cosa succede? Ritornano i gilets jaunes? Ci sono i presupposti calcolando che sono nati proprio su queste il problema proprio della benzina e del gasolio era stata la miccia proprio, no? In senso anche reale e metaforico per cui erano nati, insomma, no? Infatti quello che sta accadendo in Francia è talmente, insomma, rilevante, l'impatto è talmente grave che un ministro del peso di Bruno Le Maire, ministro dell'economia francese, persona politicamente molto preparata, di grande peso esecutivo transalpino, ha attaccato gli Stati Uniti dicendo che non è possibile che le aziende statunitensi debbano pagare il gas dell'NG 4 volte meno di quello che lo pagano le aziende europee. E quindi questa è una dichiarazione che per la persona che la rilascia è una dichiarazione importante, è una dichiarazione che ci dice la difficoltà interna che sta provocando questa protesta in Francia sul discorso dei carburanti. E questo ci dice anche che non sappiamo fino a quando l'Europa sarà in grado di sopportare il suicidio che sta compiendo su se stessa, su input statunitense. Perché la Germania, ne abbiamo già parlato, ha reagito dopo, chiaramente parliamo sempre di reazioni da parte di paesi che hanno uno margine di manovra stretto rispetto a quello che decide l'egemone statunitense. Però, ad esempio, la reazione tedesca dopo i sabotaggi dei gasdotti, del Nord Stream, ci dice cose interessanti, no? Ha reagito politicamente per quello che gli è stato possibile, bocciando ad esempio una mozione, l'ennesima mozione che prevedeva l'invio di armi all'Ucraina, compresi dei carri armati. Il Parlamento, il Bundestag, ha bocciato con una larga maggioranza un nuovo invio di armi, parliamo di una decina, 10-15 giorni fa, e soprattutto l'avere stanziato i 200 miliardi di euro per calmierare i costi delle bollette per le imprese, le famiglie, ci dice che è un segnale di un pezzo della Germania che a farsi smantellare il sistema industriale senza minimamente reagire segnala che non ci sta. Ed è evidente che all'interno di quel paese c'è uno scontro fra, più che atlantisti, diciamo servi di un certo potere, cominciare dai Verdi e anche da un pezzo del Partito Socialdemocratico, che sono totalmente proni ai desiderata di Washington, e invece un altro pezzo del paese, rappresentato dalla Confindustria tedesca, per esempio, rappresentata da un pezzo di sindacato, rappresentata da un partito comunque forte dal punto di vista parlamentare e in crescita, che è Alternative für Deutschland, che invece vogliono tentare di percorrere quel sentiero stretto che consenta di evitare lo smantellamento del sistema industriale, perché a questo si va. Lo ha detto anche pochissimi giorni fa in una riunione il ministro degli esteri europeo, Borrell, il quale c'è il testo in inglese di quello che lui ha dichiarato in questa riunione, ha detto: noi, l'Europa, si reggeva su due pilastri,
Uno era la possibilità di rifornirsi di energia a basso costo dalla Russia e l'altro era il servizio di protezione militare di intelligence da parte degli Stati Uniti. Venuto meno uno dei due pilastri, dal mio punto di vista il più importante, cioè quello di potersi rifornire di energia a basso costo da un fornitore affidabile, ecco che il sistema Europa va in crisi completamente. Di questo quindi noi sappiamo, probabilmente per fare un parallelo come il fatto che il vaccino Pfizer non preveniva il contagio, lo sapevano, e oggi sta emergendo che sapevano fin da febbraio che l'atteggiamento, la postura aggressiva dell'Unione Europea nei confronti della Federazione Russa sarebbe stata un suicidio per i paesi europei. Quindi fino a quando si potrà continuare così come se nulla fosse, lo staremo a vedere. Fino a quando si potrà continuare come se nulla fosse, fino a quando succederà qualche disordine, magari sociale, la gente comincerà a ribellarsi, forse intendi anche in questo senso. Non lo so perché tante volte nella storia abbiamo visto che i disordini sociali servono poi alla fine per giustificare delle strette, no? Servono per giustificare delle involuzioni o ancora più autoritarie. Quindi non so se è quello che potrebbe mettere in crisi, piuttosto potrebbe essere una crisi alimentare, perché poi non dimentichiamo che oltre al problema del riscaldamento, che sarà di qui a quando inizierà a fare freddo davvero un problema di difficilissima gestione, ma se si fermano le imprese trasformatrici a causa dell'alto costo dell'energia, è chiaro che inizieranno anche a scarseggiare alcuni alimenti o perlomeno aumenterà notevolmente il prezzo di questi alimenti. Sì. Quindi c'è anche un problema di tipo alimentare e per quello che io dico non so quanto si potrà continuare a reggere. Sentiamo Andrea Muratore, eravamo partiti con l'analisi dalla situazione in Francia. Vero, vero, ma quello che dice Davide è interessante. Io ritengo lui sia addirittura fin troppo ottimista nel chiedersi fino a quando non ci si renderà conto, perché in realtà non è sotto gli occhi di tutti, tanto che di certi nostri decisori, scherzo ovviamente, ma altro che da febbraio, è da almeno un anno che la crisi energetica si parla, è da almeno un anno che era totalmente prevedibile che la Russia avrebbe reagito così, ma del resto, senza voler necessariamente fare l'apologia di Putin, è il semplice realismo a dirlo. Tu fai la sanzione a un paese come la Russia ti controsanziona sull'arma che ti può usare con più forza contro, che è l'energia. Quella è un'arma decisiva. Aggiungiamoci questo, assolutamente, che facciamo l'esempio, c'è il mercato europeo dell'elettricità e dell'energia che si fonda sul sistema del prezzo marginale, per cui tu paghi il gas all'unità di costo, l'elettricità all'unità più costosa in cui viene generata. Questo per un paese come la Francia crea dei grossi problemi e depotenzia anche il fatto che la Francia utilizzi il nucleare, perché la Francia, avendo centrali a gas e a carbone meno efficienti, paga tutta l'elettricità a livello, compresa quella generata nucleare, a livello di costo marginale del gas. Quindi abbiamo il paradosso che la nazione più sovrana sul punto di vista della generazione è quella che sul mercato interno ha i costi più alti. Questa, a mio avviso, è una follia unitamente al TTF che andrebbe modificata e si poteva fare già ben prima di queste discussioni attuali, si poteva fare anche negli anni scorsi, perché quando c'era il boom dell'elettricità. Davide dice, secondo me, una cosa correttissima, dicendo che il problema grosso sta nella catena finale dell'industria. A mio avviso bisogna porre un tema politico, doppio tema politico. Da un lato, ok, assodato che sicuramente non è utile una dipendenza alla Russia, che però prima ancora che la politica ci ha costretto a costruire il mercato, semplicemente che il gas di Gazprom era il più economico. Non sono stati Berlusconi, Merkel, Letta, Renzi, Sarkozy o chi per loro ha creato dipendenza dalla Russia. È stata una dinamica di mercato in cui all'Eni, alla Total, all'Uniper conveniva, per macinare gli utili, fare questa cosa. Nulla di sbagliato finché il mercato è stato ritenuto comunque l'unico giudice di questo tema. Ma se questo si applica alla Russia, non potranno applicarsi mai all'Algeria, all'Azerbaigian, alla Norvegia, che sta facendo affari d'oro da questa guerra, quasi nessuno ne parla. La Norvegia sta avendo un guadagno che sarà pari a 20.000 euro a cittadino dalla vendita di gas, e giustamente non impone tetti al prezzo
in nome di solidarietà atlantica, e dice: ma come, non avete mai voluto avere il nostro gas perché quello russo costava di meno, ora ce lo venite a chiedere, chiedendoci pure lo sconto. Sì. Ma giustamente riceve una pernacchia in reazione. Primo punto questo, quindi la dipendenza da qualsiasi fonte non va bene, non è una questione di democrazie, dittature, tirannidi, se no non andremo a comprare il gas dall'Algeria e dall'Azerbaigian in alternativa alla Russia. Secondo punto fondamentale è la questione del governo politico di settori come l'energia. Non puoi più avere il TTF nel 2022, non puoi più avere la questione del prezzo marginale, non puoi più avere una gestione dell'energia come se fosse il mercato di un qualsiasi settore industriale. Noi giustamente, devo dire, proteggiamo la nostra agricoltura dalla competizione globale, dovremmo cominciare a farlo con l'energia. Perché tutti i paesi fuori dall'Europa lo fanno. Sì, io direi che abbiamo fatto una panoramica sui vari paesi europei alla fine, partendo anche da quello italiano. Io allora a questo punto, come avevo dato una notizia in premessa all'inizio della nostra puntata, volevo sentire magari sinteticamente in questo caso, perché poi vedremo anche gli sviluppi, cosa sta avvenendo al Regno Unito. Chiedo la collaborazione per stare in tempi proprio congrui, diciamo, perché come dicevo è stato licenziato in tronco dopo meno di 6 settimane di lavoro il ministro delle finanze Kwasi Kwarteng, e come si dice in certi ambiti anche la neo premier, perché si è insediata da poche settimane, Liz Truss, sembra avere i giorni contati. Cosa sta avvenendo in Inghilterra? Diciamo che già a settembre c'è stato un crollo della sterlina, poi è venuta a mancare una figura a dir poco iconica come la regina Elisabetta, c'è stata la crisi dei bond. E sappiamo tutti che la City of London è il cuore della finanza, quantomeno occidentale, quantomeno. Davide. Ma mi sembra che Andrea volesse intervenire, però gli lascio volentieri la parola, so che voleva... Allora sei stato più bravo di me perché mi era sfuggito in un suo cenno. No, l'ho visto col dito che era pronto, allora... Prego, prego. No, prego, sì, va benissimo, Andrea, prego. Brevissimo. E la Truss, come si dice degli allenatori prossimi all'esonero, non mangia il panettone. Ecco, guarda, io non volevo essere troppo tecnico, ma volevo citare quella cosa, mi hai anticipato, l'hai detta a te. La Truss non mangia il panettone, ma è un motivo semplice, e qui poi passo la parola a Davide. Il Partito Conservatore è al governo da 12 anni, ha affrontato il governo Cameron, la Brexit, la pandemia, la recessione del 2011, la guerra in Ucraina, la crisi energetica, la crisi sociale, il referendum in Scozia, il rischio di frantumazione, rinnovandosi sempre sul fronte interno e trovando in Johnson una quadra tra vecchi Tories e nuove istanze sociali. Ma alla lunga il potere nella realtà logora chi ce l'ha. Alla lunga, dopo 12 anni, si arriva a proporre soluzioni improbabili come un ritorno agli anni 80 per assenza di originalità. Ogni partito da molto tempo al governo, quasi costretto a stare al potere dalle istanze, il PD in Italia, la CDU in Germania, i conservatori in Regno Unito, hanno un logoramento che li porta al rischio di sfaldamento. Il fatto che un partito laburista nullo, che non ha toccato palla sul caso Johnson, sia più 30 nei sondaggi, dall'idea di quanto per i conservatori un bagno di opposizione non farebbe male. È semplicemente un sistema di potere che è in piedi da troppi anni e ha perso ogni originalità e si è buttata nella ricerca di improbabili alchimie. Davide, una disamina in chiusura. Sì, questo che dice Andrea in parte mi vede d'accordo, però in parte perché noi non abbiamo mai tutti gli elementi di quello che veramente si muove sotto il pelo di certi poteri. Perché non dimentichiamo che Boris Johnson ha avuto un'investitura elettorale importante poco tempo fa, quanto è passato? Meno di 3 anni, credo, ha vinto le elezioni in modo nettissimo, nettissimo, come non succedeva da tempo, ed è tuttora un personaggio popolare, sebbene controverso nell'opinione pubblica britannica. E lui credo che abbia pagato in realtà più che un logoramento del Partito Conservatore il fatto che settori importanti di quel partito, lì a differenza nel Regno Unito, a differenza che da noi i partiti sono ancora una cosa abbastanza seria, non gli ha perdonato il fatto che aveva promesso una svolta un po' più liberista, un taglio delle tasse più deciso, un taglio della spesa pubblica, e poi è andato in direzione opposta, proprio per il motivo che diceva Andrea prima di cercare di tenere insieme
più cose, no? L'anima decisamente conservatrice, liberista di quel partito, ma anche il fatto che lui aveva preso molti voti in collegi che tradizionalmente appartenevano al partito laburista e quindi dove c'era un elettorato più sensibile a certe istanze sociali e a un certo tipo di welfare. Io credo che più che un logoramento di potere, Johnson abbia pagato questo, cioè il tentativo equilibrista di tenere insieme istanze che insieme non ci stavano, dentro un partito che per quanto esprimesse un leader forte e elettoralmente riconosciuto come Johnson, però è un partito, quello conservatore, quello di Tories, che ha ancora una presa forte sul potere parlamentare. Non è come qua da noi, dove quando c'è un premier diventa di fatto il padrone del gioco totalmente. Lì nel Regno Unito, diciamo, certi poteri, anche il Parlamento, che da noi non conta più nulla, li conta, li pesa. Quindi se tradisci certe cose, poi certo ci sta anche il fatto, ma credo che sia del tutto secondario, che riguarda gli scandali che l'hanno toccato, no? Ad esempio, siccome gli inglesi sulla libertà sono molto più attenti di noi, il fatto che lui abbia non rispettato alcune restrizioni che aveva imposto, tra l'altro infinitamente più lievi rispetto a quelle che abbiamo subito noi ai sudditi di Sua Maestà, e poi il fatto che lui non li abbia rispettati e abbia cercato di fare anche un po' il furbetto nelle dichiarazioni, negando in un primo momento, eccetera, non gli ha fatto sicuramente bene. Ma lui è caduto non per un logoramento del potere, quanto piuttosto perché ha tentato di far stare insieme cose che insieme non ci potevano stare, secondo me. Cose che insieme non ci E potevano stare. scusa, il termine è la truss, per questo che dico che a noi alcuni elementi non sono dati, perché altrimenti non si spiegherebbe perché una leader che era evidentemente inadeguata, già nel ruolo di ministro degli esteri, lei aveva fatto delle gaffe, cominciare da una grossa che aveva fatto in Russia proprio al cospetto di un diplomatico di lunghissimo corso e di lunghissimo pelo come Lavrov. Era una persona, la Truss, che per chi segue un po' le vicende della politica del Regno Unito era palese che non fosse adeguata a ricoprire nel ruolo. Era già caduta dentro un ruolo più grande di lei al Ministero degli Esteri. Quindi perché poi si sia deciso di mettere lei non lo sappiamo. Adesso vedremo, probabilmente ha ragione Andrea, non mangerà il panettone e Perfetto, scoprirà. ecco, difatti volevo appunto, ma mi hai già dato la risposta, volevo chiudere in maniera così, diciamo, soft, chiedendo se eri d'accordo con Andrea, se mangerai o meno il panettone, diciamo che sei d'accordo con lui, che probabilmente lo mangerà a casa diciamo, da privata cittadina e non da Prime Minister inglese. Perfetto, siamo in chiusura. Io ringrazio molto per le analisi molto approfondite e dettagliate Andrea Muratore, grazie, analista geopolitico ed economico. Grazie. A voi. Grazie, a presto. Grazie Davide, grazie a te Davide Rossi, analista politico e scrittore, va bene, qui è il vaso di Pandora con la tua rubrica, non occorre, diciamo che è pleonastico presentarti. Grazie, Grazie, grazie. grazie. Grazie, grazie a tutti voi.